meglio guardare le cose da un altro punto di vista, forse anche se è uscito abbastanza dagli interventi iniziali. E comincerò con un aneddoto. Mio padre, che era un ragazzo del 99, uno dei primi socialisti, quando il fascismo ha dato il potere, poi tutte le vicende lasciamo perdere, a un certo punto ha cominciato a dire: il comunismo cadrà da sé, il comunismo cadrà da sé, il comunismo cadrà da sé, e è morto dicendo questo, anche se ultimamente era tornato un po' agli iniziali idee, magari, anche se non... È morto prima di vedere realizzata la sua profezia. Io naturalmente ho visto che è caduto dopo che mio padre era morto a 85 anni, nell'84, però non credo assolutamente che sia caduto da sé. Non credo assolutamente che sia caduto da sé. Io ho visto un'altra cosa. Ho visto che, qui i compagni trotskisti mi perdoneranno, ho visto che una certa forma disprezzabile, eccetera, 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 di società che non era basata sul capitalismo, anche se qualcuno astutamente ha inventato la dizione capitalismo di Stato, per cui lasciamo perdere queste cose, si è espanso sempre più nel mondo fino ad arrivare a una parità più o meno strategica, e addirittura con la guerra del Vietnam, che i compagni vietnamiti, avevo letto un libro, avevano impostato come, non come dicevano i nostri qui, perché là c'erano le miniere di stagno, là c'erano le miniere, no, dicevano questo, gli americani vogliono dimostrare che il mondo è loro, e l'avevano impostata così, e impostandola così l'hanno vinta. Gli americani si sono accorti che l'avevano persa, ma prima di perderla del tutto hanno dato un'altra lezione al mondo, col colpo di Stato in Cile, con i colpi di Stato in America Latina, protetti totalmente dalla Chiesa Cattolica, che adesso ci dà lezioni di amore per gli uomini, e quindi cominciando un'altra politica di aggressione segretamente concretizzata nel 75 con la teoria del primo colpo nucleare, che noi non ci hanno detto, poi ho visto che anche Corazzina, un'assemblea l'ha letta, va bene, nel 75, e quindi cominciando, mettendo le basi militari e di potenza per il trionfo del liberismo, poi portato avanti il vero politico da Thatcher, Reagan, eccetera, 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 va bene? Queste sono le basi, secondo me, di come va la storia, e io faccio il profeta al contrario di quello che diceva mio padre. Il capitalismo sembra che abbia vinto, ma come tante volte nella storia, dei passaggi da una fase veramente storica all'altra, le cose sono lunghe, e sono contento che tutti adesso comincino a parlare della guerra mondiale a pezzetti, che è cominciata nel 91, io addirittura dico il 2 agosto del 90, quando hanno indotto Saddam Hussein a invadere il Kuwait per avere poi la guerra. Quindi questo è il modo generale con cui lo vedo io, e questa è una cosa. L'altra è la questione culturale. Io sono un proletario culturalizzato, no, nel senso che mi considero, no, non sto parlando nel senso sociologico, sto parlando per come mi considero io, da una parte intellettuale, ma dall'altra un manovale, va bene? Per cui, essendo cresciuto nel 68, quando erano tutti di sinistra e tutti rivoluzionari, mi chiedo com'è possibile che quando gli equilibri militari, politici, economici sono cambiati, la massa dei rivoluzionari d'élite sono diventati tutti i alfieri, portabandieri, avanguardie del capitalismo. E credo che ci siano anche delle debolezze culturali. Filippini mi ha fatto dono di un libro dove trovo... E più sabotaggio, dove trovo in parte queste cose, fatto tutto da solo. Perché no, perché ad esempio, faccio solo un esempio e chiudo su questo. In Italia, sto prima dicendo a Dario,
a un certo punto, misteriosamente, nel momento più passato, è entrato in Italia un certo filosofo che adesso è stato dimenticato, ma la sua azione si chiamava Popper, prima completamente sconosciuto, proprio nel momento critico ha invaso l'Italia, pubblicato dagli editori di sinistra, perché prima l'aveva pubblicato solo Armando, che era liberale, non dico fascista, ma comunque di destra, liberal di destra, Feltrinelli, Einaudi, eccetera, tutto Popper, il manifesto è diventato popperiano, va bene? Dove sta il problema? Che ha attaccato sul piano culturale, ideologico, un punto in cui i marxisti di allora dicevano è il socialismo scientifico, e lui ha portato argomentazioni per dimostrare che non era scientifico, perché dal punto di vista scientifico, corrente, scientifico delle scienze sperimentali, si fa l'esperimento, se riesce va bene, se fallisce è sbagliato, no? E in storia, economia, politica, eccetera, eccetera, questo non è attuabile perché è storia, non è scienza in questo senso. E tutti hanno abboccato, va bene. Naturalmente adesso che bisognerebbe usare il ragionamento contrario e dire bene, adesso avete fatto l'esperimento del liberismo, vediamo dove siete arrivati. Il liberismo è un disastro mai visto e quindi assolutamente Popper si deve andare via. Solo che le idee in cui degli amici di Popper, va bene, spaventosamente realizzate, in via di realizzazione degli anni 60, 70, eccetera, 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 lo sto leggendo quel libro, e è spaventoso vedere come le cose che dicono sono diventate senso comune. Il primo, quando scriveva, diceva orco cane, qui tu sono tutti socialisti e io sono solo, devo lavorare per far sì che le mie idee da minoranza diventino maggioranza. Ci sono riusciti, no? Per le cose culturali, io l'ho detto, per questioni politiche, economiche, militari che sono state portate avanti. Però c'è anche l'aspetto culturale che va veramente rivisto su tanti piani.